Si dice che la storia sia la migliore delle maestre e che i racconti delle gesta passate definiscano chi siamo ora e cosa saremo in futuro. Si dice che tali racconti, ad ogni narrazione, ci illuminino con la luce della verità. Ora vi narrerò uno di questi racconti. Mi è piuttosto familiare, visto che ho passato quasi la mia intera vita per metterlo assieme e raccoglierlo all'interno di questo libro. Per anni ho riflettuto sui suoi passaggi. Ne ho studiato ogni frase, imparandone a memoria ogni parola. Forse ora, nel narrarlo, riuscirò infine a trovare le risposte che cerco. La nostra storia si svolge nella regione settentrionale di Faerûn, conosciuta come la Valle del Vento Gelido. È una terra aspra e ghiacciata, tagliata fuori dal resto del continente da una muraglia di picchi aguzzi, chiamata la spina dorsale del mondo. Per secoli, le pianure ghiacciate della valle hanno ospitato le popolazioni barbare degli Utgard e dei Regedmen. Accalcati in piccole tribù serrate e compatte, i barbari vivevano vite semplici, liberi, orgogliosi e fieramente indipendenti. Fino al giorno in cui un arcimago di nome Aragorn giunse nella Valle del Vento Gelido. Con un esercito di mercenari, Aragorn intendeva conquistare il nord e costringere i fieri barbari alla schiavitù. Seguirono lunghe settimane di battaglia e le disorganizzate tribù dei barbari subirono terribili perdite. La sconfitta sembrava inevitabile. Nella loro ora più nera giunse uno sciamano barbaro di nome Gerrod, che richiese un consiglio di guerra tra tutte le tribù rimanenti nel nord. Essendo egli un guerriero rispettato, Gerrod persuase il consiglio a mettere da parte le proprie differenze e unirsi contro Aragorn. Rafforzati da un nuovo scopo comune, i barbari si raccolsero sotto la guida del loro nuovo condottiero. La potenza combinata degli uomini del nord si rivelò un ostacolo insormontabile per Aragorn, che contava sulla divisione delle tribù. Con attacchi incalzanti, i guerrieri barbari fecero breccia nell'esercito assoldato da Aragorn, costringendolo prima alla difesa ed infine ad una vera e propria ritirata. Mentre il suo esercito crollava attorno a lui, Aragorn ebbe il tempo di compiere un ultimo gesto disperato prima di essere sopraffatto dai nemici. Richiamando a sé ciò che rimaneva del proprio potere, l'arcimago infranse le barriere planari, squarciando la realtà per aprire un portale sui piani inferiori. Il folle urlo di vittoria dell'arcimago si trasformò in un grido di terrore quando le orride e contorte forme dei demoni si materializzarono dal portale per riversarsi sul campo di battaglia. L'improvvisa apparizione dei demoni spinse entrambi gli schieramenti, barbari e mercenari, a unirsi per affrontare la nuova minaccia. I guerrieri rimasti caricarono eroicamente verso il portale per ricacciare la progenie demoniaca e a centinaia vennero dilaniati. Mentre la sua gente continuava a morire attorno a lui, lo sciamano barbaro, Gerrod, alzò lo sguardo dalla neve insanguinata del campo di battaglia e notò sul lontano crinale una figura solitaria. Gerrod riconobbe immediatamente la visione come un presagio del suo dio, Tempus, e in quell'istante seppe cosa doveva fare. Invocando a gran voce il proprio dio, Gerrod caricò attraverso le fila dei demoni e si gettò nel portale. Non appena il sangue di Gerrod si fuse con l'energia del portale, un'esplosione di luce bianca avvolse il campo di battaglia. Quando la luce si attenuò, i demoni erano spariti e il portale era stato richiuso. Al suo posto si ergeva un disco in solida pietra. Al centro del disco, il corpo di Gerrod era immortalato nel momento finale della sua agonia, nel momento finale del suo trionfo per tutta l'eternità. Ma questa non è la fine del nostro racconto. Anzi, è solo l'inizio. La nostra storia inizia qui, nel tranquillo villaggio di pescatori di East Haven.
Considerata una delle 10 città della Valle del Vento Gelido, la piccola comunità si può a stento definire tale, essendo piuttosto un insieme di sgangherate capanne ammucchiate sulle rive ghiacciate del lago Dinnesheer. Qui, dentro una taverna debolmente illuminata, alcuni viaggiatori siedono raggruppati attorno a un tavolo, raccontandosi storie e preparando grandiosi progetti per il futuro, completamente ignari del ruolo che dovranno giocare negli eventi che stanno per svelarsi.